Ho molta ammirazione per il lavoro che viene fatto, è un presidio importante in un ambito particolare che è uno dei tasselli che compongono una vita culturale e musicale, in questo caso molto ricca, della nostra città, dove ciascun protagonista, come dicevo, presidia un territorio in maniera importante, con grandi qualità, con grandi ospiti e soprattutto creando reti, cioè avendo lo sguardo aperto verso l'esterno e facendo in modo che Cagliari sia collegata con quanto di meglio si fa in Italia, ma anche nel mondo, direi. E quindi è un modo importante per arricchire anche i pubblici, cioè creare pubblico per ogni ambito musicale specifico, e credo che questo, per chi ha come me il compito di coordinare anche la vita culturale cittadina, sia un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione, e quindi faccio molti complimenti a chi anno dopo anno, con costanza e con ostinazione, fa un lavoro importantissimo per la città. Tutta l'istituzione del Conservatorio è sempre pronta a agevolare le attività delle associazioni, le attività culturali sul territorio, perché un conservatorio non può essere chiuso all'interno di se stesso, ma fa parte integrante dell'offerta che noi diamo ai nostri ragazzi, anche una attiva collaborazione sul territorio per produzione di arte, per rassegne, per attenzione storica, filologica, di quello che è la preparazione musicale a tutto tondo dei nostri ragazzi. Quindi do qui il benvenuto all'assessore della cultura Paolo Frau, Verde Pubblico Paolo Frau, chiaramente a Ferruccio, che è il nostro, insomma, la persona che ci illustrerà l'attività di Echi Lontani per questo 2018. E quindi terminati i doveri di saluto e di ribadire la completa disponibilità sempre della nostra istituzione alle collaborazioni con le associazioni, direi che per i saluti di prepartita cedo la parola. Quindi partiamo a marzo, arriviamo sino a metà ottobre e poi avremo appunto una coda per fine anno. Siamo presenti sinergicamente in quasi tutte le iniziative altre civili e religiose della città, quindi dalla Settimana Santa, Sant'Efisio, Monumenti Aperti, Festa Europea della Musica, Cagliari Paesaggio dell'anno scorso e il Natale. Stavo riflettendo che quest'anno si riannodano una serie di situazioni che erano rimaste un po' così sparse in questi anni. Stavo notando che per la prima volta quest'anno abbiamo istituito un concorso internazionale per l'esecuzione di un programma. Abbiamo scelto Le Leçons de Ténèbres di Couperin per la Settimana Santa e abbiamo aperto a livello internazionale la possibilità che dei gruppi si proponessero. Dov'è che sto notando il nodo che si rimette insieme? Una delle soprano del gruppo che è stato scelto, Anna Simboli, è venuta qui a cantare nel 2000, quando mettemmo in piedi per la prima volta il Magnificat di Bach, e in quell'anno 2000 conoscemmo l'attuale direttore artistico, che vedo che ancora non si riesce a collegare via Skype, Dario Luisi, che insegnava nel Conservatorio di Vienna e che portò tutti gli archi di questo Magnificat. Un'altra situazione particolare, purtroppo triste, il maestro Tagliavini, che è stato considerato forse il più grande esperto di organi storici, che è venuto a mancare l'anno scorso, proprio il giorno del concerto di Cagliari Paesaggio fatto a luglio, infatti dedichiamo quel concerto a lui, è venuto a Cagliari diverse volte e quest'anno lo omaggiamo con un concerto sull'organo storico della Chiesa del Santo Sepolcro, dove lui tenne una master, e sull'organo della Basilica Magistrale di Santa Croce, che è inaugurato lui nel 2011 con un concerto a quattro mani
con Liuve Tamming, che terrà il concerto quest'anno. Quindi in Italia realtà come questa ce ne sono veramente poche, ma poi si contano sulle dita di una mano, mentre rispetto a, ad altre realtà come la Francia, Germania, i Paesi Bassi, in Francia abbiamo festival estivi praticamente in ogni paesino, ma con personaggi, con personalità musicali veramente importanti. Per cui portare avanti questo discorso io lo sento particolarmente, perché poi negli ultimi anni diciamo che c'è stato anche un po' un mix che accetto poco volentieri, e in questo sono contento di essere sulla stessa lunghezza d'onda di Dario Luisi, nel senso che abbiamo molti strumentisti che si avvicinano alla musica antica, però in un certo senso fanno finta di farla in maniera filologica, utilizzano dei mezzi che non sono veramente filologici. Io in questo porto avanti la lotta fondamentalista di Dario e di Ferruccio. Comunque, ripeto, come rappresentante della sezione interdipartimentale di musica antica, sono molto contento di collaborare con Echi Lontani. Quest'anno realizzeremo anche un CD dei divertimenti di Giuseppe Agus, con anche Enrico Di Felice che parteciperà alla registrazione, e sarà un ulteriore passo avanti verso il riconoscimento di questa personalità.